dove avete trovato questo quadro, se ci ripercorre un po' la storia? Allora, il quadro è stato trovato in una casa d'asta, stava per essere battuto in una casa d'asta italiana a Roma. È chiaro che a seguito di una segnalazione da parte di un funzionario della sovrintendenza sono partite le ricerche e tramite la nostra banca dati siamo risaliti all'effettiva proprietà e titolarità del quadro alla ex provincia di Napoli. Quindi era della provincia di Napoli il quadro, sì. Quindi denunciata la scomparsa dalla... assolutamente sì, della provincia, ora area metropolitana di Napoli. Perfetto. Grazie mille. Siamo di fronte a un ritrovamento importante? Sì, è il terzo ritrovamento importante di opere trafugate per lo più nel dopoguerra e che invece sono tornate a noi grazie appunto al nucleo dei carabinieri che si occupa appunto dei beni culturali. Noi in città metropolitana abbiamo ben 600 opere d'arte, 600 opere che riguardano quasi tutti l'Ottocento e il primo Novecento napoletano. Quindi la scuola di Posillipo sostanzialmente e la scuola di Resina. A che cosa sarà destinata quest'opera in particolare? Quest'opera al momento, dopo averla appunto recuperato, la porremo nel nostro deposito che sta al quarto piano, dove siamo arrivati dopo una serie di problemi, e però è destinata ad andare nella quadreria della città metropolitana, quadreria che almeno per le opere della scuola di Posillipo sarà posta a Santa Maria la Nova, che diventerà un polo museale. È stata fatta una delibera su questo. Quando potremo quindi vederlo? Lo potremo vedere, stiamo attuando un cambio con l'ARPAC che è ancora proprietaria del nostro primo piano. Appena avremo questo primo piano e lo ristruttureremo, ma nel bilancio sono già posti il denaro per poter far ciò, Santa Maria la Nova diventerà un polo museale, quindi il nostro chiostro, meraviglioso chiostro che è entrato anche nei chiostri dell'UNESCO, sarà un polo museale dove apporremo i nostri quadri e anche il martello ritrovato. Fan l'arma dei carabinieri nel recupero del patrimonio culturale sottratto da malavitosi, ma quello che è significativo è che noi come città metropolitana vogliamo sempre di più rafforzare anche l'indirizzo culturale con un polo museale che metta Napoli al centro, così come tutti gli altri comuni. Sapete che la nostra area metropolitana è ricchissima di patrimonio culturale, quindi questo quadro andrà sicuramente a implementare un museo, un polo museale della città metropolitana che si aggiunge a quello che stiamo consolidando della città di Napoli, che come sapete è al Castelnuovo, al Maschiangioino.